Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo episodio su The Sims 3 Into the Future. Ok, in questo nuovo episodio vediamo che ho messo un po' a lavorare la nostra simina. Come già vi avevo detto, beh, sto insegnando a lei naturalmente come le abilità di costruzione di bot. Sì, avete capito bene, anche lei, perché comunque la nostra sim Angela attualmente è in adulto, fra poco diventerà anziano, quindi naturalmente quando non ci sarà più lei e neanche il nostro sim, quindi facciamola un po', facciamo imparare un po' questa abilità. Ok, intanto giardinaggio livello 3 per la nostra sim, facciamola un po' curare il nostro piccolo giardino, come possiamo ben vedere. Ok, ci manca solamente la pianta di cristallo della carica emotiva di gentilezza. Intanto livello 1 per la nostra Isabella. Ok, costruzione di bot livello 1. Cosa vuoi fare? Scusami, giusto per sapere, vuoi progettare un chip dei tratti. Ok, te lo facciamo fare, ma giusto poco, perché la nostra sim fra poco ha bisogno del campo libero, la postazione ci serve liberissima. Il nostro sim intanto balla lento con Zen al razzo. Sì, ci sono un po' di cose, magari poi finirai. Sì, proprio come così ho detto, appena vai in bagno facciamo un po' di desideri. Ok, Angela, sei tornata. Andiamo un attimo nell'inventario perché non mi ricordo bene. Abbiamo la pulizia provetta, l'alimentazione solare e vabbè, chef d'acciaio, ma non ci serve lo chef d'acciaio. Abbiamo un bel po' di naniti. Andiamo qui e facciamo crea un chip dei tratti. Ci serve il bot totum con il nanite e poi crea ancora un chip dei tratti, vediamo che cosa riusciamo a prendere, magari se riusciamo a fare funzioni amichevoli. Vediamo, funzioni amichevoli e ci serve quello della gentilezza che non abbiamo, però possiamo mettere tipo il senso dell'umorismo, ma no. Regolatore umorale, a cosa serve? Attiva l'indicatore di socialità, attiva varie tecniche di massaggio, equipaggia i plumbot di un raggio umorale sperimentale per la manipolazione emotiva diretta. È bellissimo da una parte. Invece il lavoratore di ufficio no, non mi serve per il momento. Giardiniere robotanico, servirà più avanti. Poi capacità di amare no. Alimentazione solare l'abbiamo fatta. E magari mettiamo questo, il regolatore umorale. Creiamo. Dai. Vai, sarà sicuramente un super plumbot questo qua che stiamo andando a fare. Non dar fastidio. Ok, vai al lavoro, fai ricerca sui corpi celesti e non dar fastidio. Cosa vuoi? Mi hai disturbato. Mi stai disturbando perché regolatore morale ha fatto. Sì, tengo tutti i chip pronti. A posto di fare qui, vendiamo da nostra figlia e facciamo amichevoli, parla del segno zodiacale. Dai, cominciamo a fare così. Intanto la nostra Angela va qui e facciamo crea un plumbot. Intanto ci togliamo un paio di cose. Parla della vita sui pianeti celesti. Qui giusto mettiamo un attimo rapido. Amichevole, parla della vita su altri pianeti. Ok, e intanto ragazzi, adesso entriamo nella creazione di un nuovo plumbot. Nell'episodio scorso l'abbiamo visto andare via da noi, in questo episodio invece lo vedremo venire da noi. Sì, verrà da noi il nostro dolce nuovo plumbot. Beh, speriamo che venga di una qualità molto alta. Spero in un minimo 6, anche se le nostre abilità sono a livello 7. Però a 6 ci potrebbe arrivare.
a 5, 6, 7, una cosa così. Ok, nuovo plumbot, non lo facciamo identico, si chiamerà Laverone 003, perché è nuovo. Lo facciamo maschio, va benissimo. Ok, testa. Ah, però questo qua già è carino, dai. Però dai, lo facciamo un po' diverso. Sì, anche di parecchio, magari. Non simile all'altro, naturalmente. Così, vediamo. Non è brutto. È semplicemente bruttissimo. Beh, magari lo facciamo veramente con questo. Vediamo un po' di qua. Dai, scorri. Vabbè. Grigio, vabbè, noi lo facciamo bianco. Poi bianco, vediamo come ti sta. No, sei troppo grosso. Sì, troppo grosso. Beh, questo qua ti sta già meglio. Hai un bel pettorale. Poi delle braccia. Braccia, cerchiamo di non essere troppo esagerati. Queste qua sono brutte. Queste qui, no, non mi convincono molto. Delle braccia normali, ti stanno già molto meglio. Poi, passiamo sotto, delle gambe normali, non il cuscinetto d'aria. Magari queste, vediamo come ti stanno. No, no, ti stanno davvero male. Malissimo, direi. Questo qua invece, secco secco, non so. Non mi piace molto come sta avvenendo. Magari vediamo questo. Sì, dai, già stai meglio. Ok, io direi che possiamo aggiudicarlo come il nuovo Plumbot. Ecco qui, ragazzi, questo sarà il nuovo. Questo sarà Laverone 003. Ok, benvenuto a casa, amico mio. Dove sei? Esci. Dai, che noi ti vogliamo bene. Ok, adesso dovrebbe uscire. Ed eccolo qui, ragazzi, vediamo un po'. Ehi, livello 7, fantastico. Sicuramente decaderà molto più avanti, ragazzi. Davvero un buon lavoro. Beh, conosciamoti subito. Regola chip dei tratti. E istruisci, perfido, romantico. Vabbè, facciamo così per il momento. Ah, e poi un ottimizza, magari. Dai. Vediamo un po', ragazzi, sarà sicuramente un capolavoro. Vediamo un po'. Vieni qua, girati un attimo, dai che ti dobbiamo migliorare. Sì, perché non hai ancora nessuna capacità. Quindi vediamo che cosa possiamo fare. Beh, sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5 tratti. Ok, ti metto l'alimentazione solare, così non hai più bisogno di altro. Aspettate, però. Facciamo un secondo così. Alimentazione solare rigenera le batterie del Plumbot mentre sta lavorando e solo all'aperto nelle ore di luce. Ottimo. Ti faremo stare spesso fuori. Botto Doom per aggiustare un po' di cose. Pulizia provetta, te lo mettiamo. Regolatore umorale e un po' di senso dell'umorismo, dai. Ragazzi, eccolo qui, questo sarà il Laverone 003. Dai, una cosa fantastica, io direi. Intanto dobbiamo creare dei chip dei tratti. Vai, magari ti aggiustiamo qualcosa. Ragazzi, fatemi sapere se vi interessa il nuovo Laverone 003. Ma solo per voi potrei regalarvelo, dai, ragazzi. No, regalarlo no, venderlo sì, però. Perché comunque è troppo fantastico, ragazzi. Intanto tu hai fatto parlare della vita, cose simili. Ah, ok, mi interessava capacità d'amare. Ah, ma la capacità d'amare non mi serve chissà che cosa. E cos'è che volevo fare, ma mi manca qualcosa? No, mi sono dimenticato. Vabbè, la capacità d'amare serve. Processori vuoti medi. Ah, cristallo carico d'amore, ma ne servono ben 5. Beh, vedremo cosa fare. Tu e tua figlia, mentre qua racconta una storia di fantasmi. No, vai qui. Intanto, tu. Bah, vedi te.
fai ciò che ti piace di più, tanto ti carichi in automatico, cioè fai tutto tu, cioè sei il padrone di questa casa ormai. Sei troppo bello, mamma mia. Ok, durante l'ottimizzazione di Lavorione 003, il suo livello di qualità è stato portato ad High Tech, addirittura è salito a livello 8, ragazzi. Quindi alta definizione, come possiamo chiamarla. Quindi è davvero bravissimo. Intanto qui cosa sta facendo? Crea un chip dei tratti. Ok, vai in bagno intanto. Ah, pulizia provetta. Non mi ricordo di averlo messo comunque. Ben accettato in casa. No, 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 no. Tu vai qui. Vai qui. Non vai in nessun letto. E papà dovrà parlarti di un paio di cose. Dove sei? Te intanto? Ah sì, si è appena svegliata. Andrai qui. E in modo amichevole parlare del segno zodiacale e della vita sugli altri pianeti. Dov'è? Ok. No, dovevamo parlarne. Scusa, perché non me lo dà? Altri pianeti, parlare del segno zodiacale. Boh, torno a dormire, non do fastidio. Ah, vabbè, c'è la nostra Simina. Dai, vai qui. Poi andrà anche il nostro Christian. Andrà qui. Taratam. Vediamo un po'. No, ho detto che non devi fare nulla. Ok, parliamone con lei invece. È speciale, amichevole. Parla del cosmo. No, Cosmo no, segno zodiacale e vita su altri pianeti. Ok, andiamo avanti. Ah, adesso ne parlano, invece lì non ne stavano parlando. Ah, poi potremo ballare un lento con il zaino a razzo. Scusami la Verona, però capito, ma stiamo parlando. Non vedi, sono cose importanti. Dai, lo so che sei bravissimo. Ok, ce l'ha fatto. E vediamo, zaino a razzo, inizia a usare lo zaino a razzo. Anche la nostra sim inizia a usarlo. Magari andiamo qui, vai qui, vai qui. Ok, taratà, taratà. Ok, con lo zaino a razzo possiamo volare in giro. Ok, vola in giro con lei, stessa cosa. Zaino a razzo, vola in giro. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Intanto sono molto bravi, quindi possono fare tante cose e basta vedere. Ok, intanto un secondo pausa. Zaino a razzo. No. Andiamo qui su di lei invece. Speciale zaino a razzo. Balla. Ah, qui non c'è abbastanza spazio. Ah no, allora andiamo tipo qua, vai qui, dai, andate allo stesso punto, tu smetti di fare tutte quelle cose, e no, andiamo qua, ok. Oh mamma mia, non riesco a fare una cosa che subito ne metto un'interazione un po' diversa. Ok, vola in giro, qui non c'è abbastanza spazio per volare in giro, davvero. Non c'è qua dove sto. Vai qui, tutti e due. Ok. Pausa. Vola in giro anche te, in modo che tutti i tuoi problemi. Ah no, ok. Andiamo a volare in giro. Ok, si stanno divertendo. Adesso, zaino a razzo. Non c'è abbastanza spazio. Dove devo andare? Vabbè, facciamoli divertire giusto un po' e poi ce la vedremo nel prossimo episodio. Vediamo un po' dove andare. Il nostro sim intanto deve andare a lavorare. Ok, fai la pupù. E poi vai al lavoro. Una volta finita di fare la pupù. Benissimo. La nostra Angela intanto avere un bambino con Chris. Ah, ragione, abbiamo ancora un bambino. Oh, vediamo, Prombot 003. Oh, cosa è successo? Visto che si sono un po' arrabbiati.
tu che stai facendo? Ti stai caricando in praticamente assorbimento della luce solare, cioè tu non ti scarichi mai, una manutenzione la puoi fare una volta ogni tanto, cioè sei un dio, sei un dio. Va bene, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo, arrivederci!